Via. Allora, questo è un esperimento con un tubo a raggi catodici, un'ampolla di vetro con l'argone dentro, quindi un gas nobile a bassissima pressione, quindi molto rarefatto, cannoncino elettronico qua sotto, che viene riscaldato con 6,3 volte. I 6,3 volte partono da qui, questi fili rossi, e vanno a finire qua dietro. E quindi questi 6,3 volte scaldano il cannoncino elettronico che emette elettroni, però questi elettroni bisogna pure accelerarli per farli andare dal catodo, che è l'elettrodo in basso, fino all'anodo, che è l'elettrodo in alto. Per accelerare questi elettroni dal catodo all'anodo bisogna mettere un forte campo elettrico. Come si fa? Si mettono 500 volte di differenze potenziali. 500 volte si prendono da questi due, più 500 è 0. Questi 500 volte vanno qui a alimentare la differenza di potenziale fra gli elettrodi. E siccome sono circa 10 centimetri, possiamo, forse un po' di più, 12 centimetri, possiamo stimare un campo elettrico di 500 volte ogni 10 centimetri, quindi sono circa 5.000 volte al metro, giusto? 5, 6.000, forse 4.000, insomma intorno ai 5.000 volte al metro. Questo è il campo elettrico qua dentro. Questo è il fascio di elettroni che lascia una traccia quando sbatte contro gli atomi di argon, perché gli elettroni sono invisibili, ma invece quando gli elettroni colpiscono gli atomi di argon, eccitano gli atomi, gli elettroni atomici dell'argon saltano di livello, ricadono, ricadendo, emettono questa luce arancione. E l'esperimento consiste in cosa? Nel far vedere che questo fascio di elettroni subisce la forza magnetica di una calamita, cioè quando è immerso in un campo magnetico esterno, quello della calamita, queste particelle cariche, cioè gli elettroni, vengono deviati. Infatti si riesce a curvare la traiettoria facendogli fare anche, insomma, dei nodi, eccoli qua per esempio, non so se si vede, dei nodi, delle cose, ecco, questo è un bellissimo nodo, fantastico. Vedete? Vedete come sono riuscito a attorcigliare? Ecco, questo dimostra che le particelle cariche immerse nei campi magnetici esterni subiscono una forza magnetica che si chiama forza di Lorentz. Stop.